Qui possiamo iniziare, diciamo, vero e proprio. Allora, perché questa ci siamo, Ruminanzi ha accettato ben volentieri appunto di trattare questo argomento? Perché voi lo sapete che nell'allevamento, soprattutto della vacca da latte, dove faremo un focus questa sera, anche perché siamo, diciamo, di Ruminanzi, questo vale un po' per tutti i ruminanti e per tutti gli animali d'allevamento, le malattie batteriche, le malattie infettive tradizionalmente sono e vengono combattute con la profilassi, certamente, ma molto con gli antibiotici. I risultati quali sono? Beh, per certe malattie sicuramente buoni, per altre no, perché abbiamo spesso scritto su Ruminanzia articoli relativamente all'andamento delle cellule somate in Italia. Le mastidi, soprattutto su cliniche, di cui abbiamo esattamente i dati di provenienza Associazione Italiana Allevatori, sono sicuramente migliorati come prevalenza, ma non è che sia stato sconfitto o risolto il problema, come non lo è delle altre malattie. Voglio un attimo condividere con voi adesso alcune diapositive di introduzione, perché entreremo nel merito dell'argomento, appunto cercando di capire che cosa significa questo concetto di quorum sensing, ma anche cosa significa questo concetto generale di biofilm. Voglio però, prima di iniziare la parte, diciamo, più seriosa e più tecnica, condividere con voi, non so chi l'ha visto, o meglio se lo ricorda, un film del 1997, Un topolino sotto sfratto. È un film, diciamo, di Verbinski, in cui c'è questo simpatico, diciamo, attore, che Walken, che recita il ruolo di quello che viene chiamato per disinfestare una casa dai topi. E a un certo punto dice una frase che è diventata una frase cult, un po' ed è entrata nelle normali conversazioni. Lui dice: se volete uccidere un topo, dovete pensare come un topo. E credo che questo sia il miglior modo per iniziare questo webinar, in cui cercheremo di capire se possiamo ancor più razionalizzare l'uso degli antibiotici per combattere quei batteri responsabili di patologie anche piuttosto gravi dell'allevamento della bovina da latte. E quindi entriamo un po' nel merito di questa presentazione. Un attimo di pazienza, stiamo condividendo lo schermo. Ok. C'è un piccolo problema tecnico sulla presentazione. Va bene, non riesco bene a farlo, ma è uguale, ve lo faccio vedere così. Allora, voi sapete che l'Italia ha, questo è il dato, diciamo, che è stato pubblicato dall'European Medicine Agency, il report ESVAC, che aspettiamo, è l'ultimo report che è uscito, è relativo alla situazione del consumo degli antibiotici, degli antimicrobici in 31 paesi europei nel 2018. È l'ultimo dato che disponiamo. E c'è anche un andamento di questo. Purtroppo, voi vedete, il nostro paese, cioè l'Italia, è tra i paesi, diciamo, che utilizza maggiormente gli antibiotici nell'allevamento, ma questo in senso generale, quindi sia gli allevamenti dei ruminanti e sia degli allevamenti di monogastrici. Però, vedete, la situazione, adesso per quello che si può vedere, numeri così piccoli, negli anni sta diminuendo. Se noi prendiamo il nostro paese, vedete l'Italia, il consumo degli antimicrobici nell'allevamento sta diminuendo anche piuttosto rapidamente. In particolare, vedete, questa diapositiva viene suddiviso per tipologia di antibiotico, o meglio, per tipologia di somministrazione, l'uso degli antimicrobici. Da questa si vede molto bene quali sono quelli utilizzabili nei ruminanti, in particolare della vacca da latte, e
e quelli che sono invece utilizzati e utilizzabili, quindi monogastrici. Perché? Sicuramente quando parliamo di soluzioni orali, vedete il giallo, oppure polveri orali, sono tipologie di antibiotici che vengono utilizzati nei monogastrici. Quello che interessa a noi invece sono gli antibiotici intramammari, sono gli antibiotici iniettabili. E voi vedete che queste due classi di antibiotici, soprattutto quelli intramammari, non sono molto, molto diffusi. Voi allora direte, vabbè, allora qual è il problema? Il problema è, per fare un confronto, è lo stesso dei gas serra. Perché voi vedete, sta prevalendo un po' un atteggiamento in Italia, un atteggiamento, adesso perdonatemi il termine, negazionista, cioè non usiamo tanti antibiotici negli allevamenti. Gli allevamenti, soprattutto di ruminanti, non sono i veri responsabili delle emissioni di CO2 equivalente e quindi di gas serra. Come abbiamo visto, è vero sostanzialmente, nell'allevamento della bovina da latte, in particolare nella gestione, per esempio, della malattia della mammella, gli antibiotici che vengono utilizzati non sono molti. Però il nostro paese, come tutti i paesi della Comunità Europea, si sta impegnando in maniera forte e decisa a ridurre anche questa quota apparentemente piccola di antimicrobici, perché anche una quota piccola è responsabile di un brutto fenomeno che è quello dell'antibiotico resistenza. È anche vero che un cattivo uso di questi antibiotici sta creando un problema piuttosto importante di cronicizzazione, ad esempio, delle mastiti. Infatti, se voi seguite l'andamento non tanto dei campioni di massa, quindi delle cellule somatiche presenti nei campioni di massa che vengono regolarmente pubblicati, ad esempio dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia, voi vedete effettivamente c'è una riduzione delle cellule somatiche del latte dei campioni di massa. Se poi invece andiamo a vedere, di questo appunto ci sono molti articoli che abbiamo scritto come Ruminanzia, l'andamento delle cellule somatiche individuali, quindi le cellule somatiche che vengono analizzate nei campioni di latte delle singole vacche nel corso dei controlli funzionali, sono milioni e milioni di dati, anche qui vediamo una diminuzione, ma non quella diminuzione che ci aspettavamo. Per cui è giusto ridurre l'uso degli antibiotici ulteriormente nella terapia delle mastiti, ma è anche giusto porsi il problema se la strada degli antibiotici sia la strada effettivamente importante per ridurre la prevalenza sia delle mastiti subcliniche che delle mastiti cliniche, di cui purtroppo in Italia non abbiamo un dato di prevalenza. Perché vi voglio fare questo confronto dei gas serra? Ma perché voi vedete, questi sono i dati ISPRA, quindi sono i dati, diciamo, ufficiali del nostro paese. Il contributo assoluto, guardate qui in questa tabella, diciamo, nello schermo, il contributo, scusate, il contributo assoluto, accidenti, nella produzione di gas serra della bovina da latte è soltanto il 2,58% delle emissioni totali che vengono immesse in atmosfera. Quindi voi direte, ma se la vacca da latte produce solo il 2,58%, è responsabile del 2,58% dell'emissione totale dei gas serra, ma di che cosa stiamo parlando? Ma parliamo nello stesso modo degli antibiotici. Poco o tanto che sia, in questo contesto del Green Deal europeo, la nostra zootecnia deve fare la sua parte. A questo punto, possiamo iniziare il webinar. Io chiuderò questa condivisione di questo schermo, quindi ritorneremo a video e voglio dare appunto la parola a Edoardo Locatelli. Edoardo Locatelli lo conosciamo molto bene, in Italia ha svolto e svolge un'attività importante, diciamo, nel miglioramento delle nostre produzioni zootecniche. È un appassionato come me, come noi, come molti di voi che ci stanno seguendo di bovine da latte. Per cui Edoardo, che è anche responsabile di della presenza della EHV, che è scritto AHV, quindi però EHV, abbiamo condiviso con Edoardo di chiamarla con il nome reale, questa, diciamo, nuova avventura di questa, diciamo, di questa proposta di soluzioni importanti alternative. E chiederò a Edoardo, appunto, supportato dal collega, perché è un bugiardo, quindi è un pratico, Gert,
di farci capire innanzitutto che cosa significa questa parola quorum sensing e che cosa sono i biofilm. E perché partiremo da questo, nella stessa maniera di come per combattere i topi bisogna ragionare come i topi. Per cui, Edoardo, mi zittisco e ti darei appunto subito la parola. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, grazie molte del benvenuto e dell'ospitalità. Trovo assolutamente e perfettamente calzante l'esempio del topino, mi è piaciuta moltissimo e penso che la annoterò in agenda e se mi concederai di riutilizzarla penso proprio che cada assolutamente a pennello. Come tu hai appena introdotto, vorremmo focalizzarci sul concetto di quorum sensing, che è un principio scientifico assolutamente traslabile su ogni specie animale, e di conseguenza quella che poi è stata la storia e la visione, che fa poi parte dell'acronimo di HV, su quello che invece può essere il focus della salute animale. Ed è un'esperienza pionieristica che è nata attorno a questo principio scientifico alcuni anni fa per mano, letteralmente, come giustamente introducevi tu prima, di un buiatra di campo in particolar modo e grazie anche ad altri colleghi che con lui hanno condiviso il campo già da allora ed è grazie alla curiosità di questo buiatra, che è il dottor Gertjan Strifland, che allora, parliamo di poco meno di una decina di anni fa, incuriosito da quello che era il principio scientifico del quorum sensing, di cui si parlava già da diversi anni in medicina umana, diciamo gli si accese la lampadina in termini di curiosità nel provare a capire quanto di questa materia fosse poi traslabile, declinabile in ambito veterinario e più specificatamente, essendo appunto come si diceva lui buiatra di campo, fondamentalmente nel campo della vacca da latte. Quindi in poche parole è colpa sua se oggi siamo qua a parlarne o comunque grazie sicuramente alla sua curiosità. E, quindi ci appresteremo molto praticamente, molto concretamente, spero anche nel modo più chiaro possibile, a condividere quella che è stata l'esperienza fino ad oggi partendo proprio dall'esposizione del concetto. So Gertjan, when you want, you are free to start your presentation, please. Edoardo, ci assisterai con la lingua, giusto? Certo, assolutamente sì. Insomma, non ho studiato ad Oxford, sono uomo di campo, però diciamo, spochiamo tutti un po' di daily language. Grazie. Good evening, everybody. I think you can hear me well now, so I welcome you. So we're going to have take you along to a roadshow, going to talk about dealing with pathogen bacteria in a different way than with antibiotics, to my opinion, in a better way. Talk about the science behind it, what's new, what is the new science all about, and what are the new solutions. So first I want you to know, if you look at pathogen bacteria, it's not only resistance against antibiotics, but also resistance against your own immune cells. And that's very important to understand. So what I will take you along during this presentation about the science behind it and what we can do to cure chronic diseases, chronic infections. Ok, grazie molte Gert, thanks a lot. E incominciamo basicamente con la proiezione di un video, perché abbiamo ritenuto niente di meglio iniziare con qualcosa di grafico per provare a dare forma a quello che è un concetto.
Quindi andremo a vedere in queste immagini come i batteri in una coltura possono cambiare profondamente la propria espressione genetica. Un biofilm batterico è di fatto una comunità di cellule batteriche aderenti ad una superficie. Biofilm batterici si creano in qualunque ambiente acqueo. Questo include fiumi, oceani, le vasche da bagno, gli scarichi e la superficie dentale, quella che noi chiamiamo placca. La formazione del biofilm coinvolge una serie di fattori e dà inizio nel momento in cui i batteri si stanziano su una superficie e si moltiplicano. Alla stessa maniera, allo stesso modo, la formazione di biofilm comporta la presenza di numerosi batteri, anche diversi tra di loro, i quali lavorano insieme. Ma come possono comprendere i batteri se nelle vicinanze vi sono sufficienti altre cellule e come riescono a coordinarsi nel processo di formazione del biofilm? Di fatto i batteri sono dotati di un sistema di segnale molecolare impiegato durante il processo chiamato quorum sensing. Il numero di segnali che ogni batterio riceve dipende da quante altre cellule sono percepite. Se un numero sufficiente di cellule viene percepito, la frequenza del segnale può raggiungere una soglia che innesca il mutamento genetico. Questo causa la riorganizzazione del meccanismo cellulare allo scopo di creare il biofilm. A questo punto, le cellule ok. Ripercorriamo gli step di aggregazione. Dicevamo, questo causa la riorganizzazione. E se sono sufficienti, un sufficiente numero di cellule presente, i batteri riescono appunto a riorganizzarsi, cambiando la loro espressione genetica, e a questo punto producono delle sottili fibre extracellulari chiamate pili, utilizzate per procedere all'attaccamento sia al substrato che tra di loro. I batteri utilizzano i pili anche per aggiustare la loro posizione in un processo chiamato motilità frenetica. In seguito a questo il batterio secerne una viscida matrice extracellulare di proteine, polisaccaridi, acidi nucleici. Il biofilm che ne risulta è una struttura complessa composta da polimeri, colonie, canali, dunque la dimora perfetta per una comunità interattiva. Nel tempo i nutrienti, l'ossigeno nel biofilm però si esauriscono e di conseguenza il biofilm stesso potrebbe incominciare a degradarsi. Le cellule presenti negli strati superiori potrebbero iniziare a staccarsi per prime dal biofilm ed essere portate via dalle correnti. Vediamo quindi che si spostano. E queste cellule potrebbero produrre flagella, ovvero nuotare, dirigersi verso luoghi più favorevoli dove a propria vita, dove è proprio per conto proprio dare vita a un nuovo biofilm. Wilgert? Posso chiederti una cosa, Edoardo? Certo, Alessandro. Sempre perché è un argomento super affascinante, super complesso. Perché mi ricordo, magari non a voi ovviamente, e soprattutto magari ai giovani colleghi che ci stanno seguendo o agli allevatori che ci stanno seguendo, la stessa cosa avviene nel rumine. Noi a livello didattico, ecco, immaginiamo che all'interno del rumine, ecco come è scritto correttamente in questa diapositiva, i batteri in forma plantonica stanno in forma plantonica, cioè una specie di acquario, ma in realtà non è così. Vero. È una gigantesca, la forma plantonica è una piccolissima percentuale. Assolutamente corretto. La forma, diciamo, in biofilm è quasi il 75%. E questa cosa, vedrete che nel tempo cambierà anche le regole insieme alla nutrigenomica di gestire le diete, sì, delle bovine da latte. Ma ne parleremo poi in fondo, perché voglio chiedere parecchie cose a voi anche su questo. Ok. So, Gert, when you want. Yeah, okay. So what's important about biofilm, it's the main reason bacteria become resistant against antibiotics, but also against your own immune cells.
That's very important. So when your own immune cells can't kill those pathogen bacteria anymore, you have a severe problem. You have a persistent chronic infection. It can be in your lungs, it can be in the udder of a cow, it can be on your skin. It's the way bacteria protect themselves. They form these slimy layers of polysaccharides combined with proteins, and your own immune cells can't enter it, but they also can't see it. And that's very special, because if they can't see it, if they can't say it's a foreign body, they won't react on it. So it's just there. It's hiding. Those pathogens are hiding themselves and use it as a protection layer. Okay, thanks. Quindi il biofilm se ne può incominciare a dedurre, a evincere che di fatto costituisce un vero e proprio scudo impenetrabile che rende impenetrabile per prima cosa l'azione, il regolare svolgimento delle cellule immunitarie, quindi impedisce, rallenta quantomeno il regolare svolgimento del sistema immunitario. E allo stesso modo, allo stesso tempo, questo scudo impedisce anche l'azione delle molecole antimicrobiche, motivo per il quale il biofilm è tra le primissime cause del fenomeno dell'antibiotico resistenza di cui prima Alessandro introduceva nel corso della nostra conversazione. Quindi Gertian ricordava che quando vi è la presenza di un biofilm, anche se l'animale in quel momento non sta dando uno specifico segnale, sicuramente noi da lì a breve ci dovremo incominciare a fronteggiare una situazione di infiammazione acuta. Thanks, Gert. Okay, so biofilm means resistance, and bacteria need communication, quorum sensing to form biofilm to do anything at all. So my thoughts were, in those days, what can I do about communication? Can I disturb the communication in some way? Okay. Allora, una prima osservazione molto interessante, anche forse direi affascinante, allo stesso modo mi permetto io di aggiungere che il fenomeno, il meccanismo del quorum sensing non è replicabile in vitro. Quindi in vitro non possiamo replicare la formazione di biofilm. Il biofilm è una modalità che avviene soltanto quando vi è un animale ospitante, indipendentemente dal fatto che l'animale ospitante sia una vacca, un umano, un cane, un gatto, un cavallo, il topo, come si diceva, non ha importanza. Il requisito fondamentale ed indispensabile è il tessuto organico. Tessuto organico, come abbiamo visto prima, che permette una prima fase di attaccamento dei batteri, e dopo il quale si formano dei molteplici strati di cellule, microcolonie, formazioni matrice, come dicevamo, per proteggersi dalle minacce provenienti dall'ambiente esterno. Thanks, Gert. Yeah, so on this picture you can see on the left laboratory, if you take a sample of a milk, for example, and you send it to a laboratory, they will see some pathogens growing on the plate, and then they try to kill those bacteria with antibiotics, and then you can see sometimes very good results. But it's not what's happening in the animal. If a pathogen can produce biofilm, and most bacteria nowadays, most pathogens can do it. E. coli can do it. Staphylococcus aureus can do it. Streptococcus ubris, Pseudomonas in the lungs, they can all produce biofilm. But in the lab, they don't do it. Only if you stress them. In our own ML2 lab, we can do it. We can make bacteria grow biofilm. So we do a lot of research in our lab also in that way. But in standard laboratory, they don't do it because they've never heard of it. But in the animal, in vivo, you see on the right side of the picture, you see the section of the udder. You see yellow stuff inside. That's biofilm present in the udder, in the alveoles of the udder, in the tubes of the udder. You see biofilm. That is sometimes coming out like clots, like flakes, pharmaceutics coming out sometimes when it gets loose.
So it's present in the artery, it can be present in your lungs, it can be present in your kidneys, it can be present in human infections, in bloodstream infections, chronic infections. And when they have formed biofilm, and they will do this because the first enemies they see, immune cells, try to attack those bacteria. And of course, bacteria want to protect themselves against immune cells. And that's where why they start to produce biofilm. And afterwards, they also, of course, as I told you, you can't attack them anymore with antibiotics, because antibiotics cannot pass the biofilm. Ok, thanks Gert. Sì, come si diceva nell'immagine a sinistra, in virtù del fatto che non è replicabile in vitro il meccanismo di costituzione del biofilm, vediamo un campione di latte all'interno del quale è stata rilevata la presenza tanto di Escherichia coli quanto di Streptococcus uberis, e in vitro ovviamente andando ad intervenire con specifiche molecole microbiche è stato possibile neutralizzare questi due agenti patogeni. Al contrario, a destra vediamo la dissezione di un parenchima mammario all'interno del quale è evidenziata la presenza, la costituzione di un biofilm. Come si diceva prima, questo meccanismo di difesa impedisce il normale svolgimento di attacco da parte delle molecole antimicrobiche, ma prima di tutto, come forse avevamo già fatto cenno prima, la costituzione, la coalizione che raggiungono batteri anche diversi, abbiamo visto eterogenei tra di loro, quindi questo è un altro aspetto molto interessante, perché possiamo trovare dentro, appunto, come si diceva, un Escherichia coli piuttosto che un Uberis, piuttosto che una Galaxie, quindi possiamo già incominciare a ragionare anche, come dire, sulla strategicità o comunque sulla altissima abilità che hanno tutti i batteri, a prescindere, di raggiungere, di riconoscersi e di raggiungere questo grado di comunicazione che gli permette di costituire questo biofilm. E costituito il biofilm, si diceva, ancora prima di quella che può essere l'azione delle molecole antimicrobiche, il biofilm riconosce come primo nemico la cellula immunitaria. Quindi, come si diceva, sicuramente va a, come dire, ad abbassare notevolmente quelle che sono le normali resistenze immunitarie. Thanks, Gert. Yeah, so when there's a bacteria in the udder of a cow or in the lungs of a cow, it has produced biofilm, you cannot kill them anymore with antibiotics. It's not possible. A bacteria in a dormant phase, so a sleeping bacteria, cannot be killed by antibiotics. And it can also not pass the biofilm. So only planktonic bacteria out of the biofilm you can kill with antibiotics, but also your immune cells can do this. So remember that. Ok, quindi giustamente ci ricorda che quando i batteri, i patogeni sono coalizzati all'interno del biofilm, sono in uno stato di dormienza che impedisce appunto alle molecole antibiotiche di essere efficaci, di svolgere la propria azione. Ed è, dicevo, una battaglia persa in partenza una volta che il biofilm è costituito e radicato, sviluppato all'interno del tessuto mammario piuttosto che all'interno, ad esempio, dei polmoni. E quindi avremo, nel caso della mammella, quelle manifestazioni tipiche, quali fiocchi piuttosto che stoppini. Ecco, quello sarà il momento in cui sicuramente, come quasi tutti avranno avuto modo di sperimentare, gli antibiotici non possono più svolgere la propria azione. Per quanto riguarda, più specificatamente, incominciamo ad addentrarci in modo più concreto quello che è l'approccio sulla vacca da latte, e quello che sappiamo delle forme di mastiti, che sono appunto sicuramente legate ad un periodo di stress in parte, come si diceva, legato anche proprio a questo abbassamento delle difese immunitarie, del sistema immunitario, a causa della presenza, della costituzione di biofilm, e sottolineando il fatto che è ancora un momento in cui l'animale non dà segnale.
E le mastiti cliniche, come sappiamo, nascono da infezioni subcliniche nella mammella. Sicuramente l'MPR, quindi la registrazione dei dati di produzione, possono aiutarci ad identificare casi subclinici. Qualora avessimo il robot di mongitura, riusciamo sicuramente a farlo con ancora più immediatezza. E le infezioni subcliniche, ci ricordavamo, come ben sappiamo, riducono la produzione di latte e soprattutto possono essere fonte di nuove infezioni per il resto della mandria, per gli altri animali. Thanks, Gerd. Yeah, I think you have explained it all now. Yeah, that's good. Yeah. So, what's very important, bacteria in the dormant phase, living in the biofilm, are activated by stress hormones of the cow or of the mammal. That's very important. Then they come out of the biofilm, they go into the planktonic phase, and when they are out of the biofilm, your immune system can recognize them again, and then you have an inflammation reaction. Okay. Ok, sì, è utile capire, è necessario capire quanto sia importante agire soprattutto, diciamo, in prevenzione, quindi soprattutto in quelle primissime fasi che abbiamo visto anche da quel grafico in apertura, quando la costituzione del biofilm è ancora, appunto, come si diceva, ad una fase planctonica e non è ancora realmente, come dire, consolidato e strutturato come avevamo visto prima con canali, vie di comunicazione come una vera e propria cittadella. Ok, Gert, may you explain maybe the peak on the left side? Yeah, you see dirt coming out of the udder after disturbing the communication of the biofilm forming bacteria. So the biofilm falls apart, it comes out of the udder, and partly it has been eaten by the macrophage, by your immune cells. Ok, sulla sinistra vediamo l'immagine di quello che poi fisicamente, una volta che noi andiamo a distruggere questo biofilm, potrebbe rivelarsi ai nostri occhi in modo pratico, concreto. Qua vediamo sul pavimento della sala di mungitura, è fisicamente quello che potremmo avere, ad esempio, quando andiamo a rompere un biofilm all'interno del tessuto mammario. Non sempre è così, questo è un caso, diciamo, sicuramente eclatante, marcato, a volte può essere molto più microscopico. E in parte perché avviene questo? Perché, come ci spiegava Gert, in parte questa rottura, il materiale costituente il biofilm viene in parte digerito, metabolizzato dal sistema immunitario, ma nel caso della mammella trova sicuramente un'ottima via di uscita dallo sfintere, dal capezzolo della mammella. Thanks, Gert. Yes, okay, yeah. Yes. Bonnie Bessler, professor who was very busy with in a university institute trying to do research on the quorum sensing. She says, of course, hopefully we can find something that can block this communication system. Well, we as AHV, we are already there. And I'm using this as a veterinarian already for 6-7 years. So we know how to do it. Ok, ci sembrava assolutamente doveroso e necessario introdurre nella presentazione del concetto di quorum sensing quello che è ad oggi uno dei più importanti riferimenti nel mondo scientifico intorno al quorum sensing. Questa è la professoressa Basler dell'Università di Princeton e non stiamo parlando, ribadisco, specificatamente di vacche da latte, ruminanti o quant'altro, stiamo parlando della ricerca scientifica sul quorum sensing. Ripeto, è facilmente googlabile, se la si va a cercare ci sono anche una serie di tanti video anche su YouTube molto piacevoli, molto esplicativi, che rendono, come dire, il concetto molto chiaro e fruibile. Di fatto il focus rimane: interrompere questa comunicazione è la chiave per inibire l'azione dei patogeni. Ok, Gert? Yes, ok. Ok, qui possiamo, come dire, incominciare ad introdurre più concretamente, dare un volto
quella che è stata appunto l'esperienza pionieristica di GERD, che ha poi come dire, tradotto e sviluppato con Animal Health Vision, AHV, ed è giusto appunto una presentazione di AHV ad oggi. Nell'ottimizzare insieme la salute degli animali. Ok, non ce ne voglia la nostra responsabile tecnica, la dottoressa Roberta Romei, che è anche abile doppiatrice di questa clip video. Ecco, se riusciamo ad evitare gli spot pubblicitari, voilà, e purtroppo, vabbè, insomma, le noie tecniche sono sempre molteplici, non abbiamo sentito l'audio, dicevo, non ce ne voglia la nostra abile doppiatrice, comunque era fortunatamente sottotitolato, penso che giusto così, un rapidissimo frame su chi siamo noi e qual è il nostro approccio in stalla. Ok, possiamo proseguire. Would you like to spend some words about the Yes, of course. I think we're the first ones who work with quorum sensing antagonists, so disturb the communication between pathogens, so make them vulnerable for immune cells again, so your immune system can take over the job and kill those bacteria. Get the biofilm away and you're there. We have our own R&D team, we have microbiologists, we have our own lab, ML2 lab, it means we can also do research on MRSA bacteria, for example. So we do a lot of research on our own. We have good contact with Utrecht Veterinary University, but also with Leiden University. It's a human university, so with biofilm specialists. So we know what we're talking about, and helping the farmers to a better health status in the udder, in the lungs, with the calves, with the cows. We give full support, of course, with our own team and a well-educated team. So that's what we do in general. Ok, sicuramente partendo con l'obiettivo, come si è visto, di l'obiettivo principale è distruggere la comunicazione tra patogeni. Il percorso di ricerca e sviluppo che HP ha percorso nel corso degli anni è stato grazie anche a numerose collaborazioni tecnico-scientifiche anche con scienziati e microbiologi che si occupavano e si occupano di salute animale, perché come si diceva l'obiettivo è comune a tutte le specie, quindi è stato grazie a questo know-how acquisito anche su chi già stava trattando e cercando soluzioni alla materia in ambito umano che è stata possibile, come si diceva, questa declinazione in campo animale, in campo veterinario. E sicuramente uno dei punti di forza di AHV è che tutto questo processo di ricerca e sviluppo, non per ultimo la produzione, sono completamente internalizzati. Questo vuol dire che è tutta farina del sacco dell'azienda. Non per ultimo AHV ci mette anche la faccia, questo in tutto il mondo. Nulla è esternalizzato, nulla è delegato. Ok. Yes, we want to help farmers worldwide to get rid of antibiotics so they don't have to use antibiotics anymore. But the most important thing is, of course, improving their health status. Get rid of subclinical mastitis, get rid of subclinical endometritis and all those persistent chronic infections. That's what we want to do without the usage of antibiotics. Only very occasionally we use antibiotics. Ovviamente non abbiamo la presunzione e non siamo così utopisti del poter immaginare
un contesto levatoriale dove l'antimicrobico, l'antibiotico non sia utilizzato, ma è obiettivo nostro quello sicuramente di ridurlo e renderlo il più mirato possibile. E la nostra esperienza ci ha portato a validare il contributo che possiamo dare nel creare un'alternativa ai trattamenti antibiotici per quanto riguarda nello specifico il trattamento delle mastiti cliniche, subcliniche e sicuramente su tante altre forme tendenzialmente croniche. Yes, so healthier cows without any chronic infections anymore. That's what we want to do. And we now know Groningen University has shown this, and microbiologists have shown that if you attack a bacteria with antibiotics, it wants to protect itself. So it starts to produce more biofilm. So it's a very short-term solution if you use antibiotics. And mostly what the farmers do, they put a tube of 50 ml into the udder. You're talking about 60 square meters per quarter. So what can you do with 50 ml? It's not enough. It's creating resistant bacteria. So that's why I think you have to stop using tubes in the udder of a cow to kill bacteria. Yeah? Yeah. Don't do this anymore. Molto esplicativo l'esempio pratico che ci poneva Gert ora, ovvero come si può pensare, fatte le dinamiche di oggi, appunto di un contesto di forte antibiotico resistenza, quando come abbiamo visto ormai già un biofilm talmente maturo e ben organizzato ha portato già a tendenzialmente a uno stato di cronicizzazione dello status infiammatorio, come possiamo pensare con l'applicazione topica di 50 ml di antibiotico andare a, come dire, svolgere un'azione risolutiva su un tessuto, quello del parenchima mammario, che ricopre circa 250 metri quadri. Mi sembra utile questa comparazione dal punto di vista pratico come chiavi di lettura. Ok, Gert? Yes. Yes, that's how we go on the road with our fans, with our specialists. Yes. In animal health. And yeah, one of my first clients always says to visit us, if you need antibiotic, you need it. But if you can do without, it's much more convenient with a very healthy food product like milk. It doesn't fit to each other. Antibiotics, most people think it's bad, and milk has to be a healthy product, so it doesn't connect to each other. Certo, assolutamente. E la necessità di creare una sempre più forte e stabile connessione in termini di filiera, quindi fondamentalmente, basicamente, la creazione di una materia prima che è il latte, che sia la più salubre possibile. E questo chiaramente a vantaggio di quello che poi ne può essere l'utilizzo e la trasformazione. Quindi questo è sicuramente tra gli obiettivi e le leve che fanno parte della visione di AHV, tant'è vero che tanto a livello global quanto a livello locale spesso e volentieri sono già state stabilite, definite numerose partnership con trasformatori, siano essi latterie o caseifici. Okay, good. Yeah, we have a lot of offices nowadays in Europe. I'm not going to talk about it just shortly. We are all already in the USA, so we can approve improvement of the FDA, Food and Drug Administration, to use our products over there. We are in Italy, of course, now with Eduardo. I'm happy to be there because I think it's a good market, good farmers, and the same problems as everywhere. What also is fun to see, we're also in Chile. Why are we in Chile? Because we have been asked to do something about the problems they have with salmon over there. So they have a huge problem with resistant bacteria in salmon. So we do trials now in a laboratory over there with veterinarians and microbiologists, and they're using our products to do a test. Great. Test over there at this moment. Great. Questo è giusto una panoramica di cosa HV sta sviluppando
in giro per il mondo, quindi una copertura pressoché completa di quello che è il territorio europeo e anche dell'America, Stati Uniti, quindi inteso America del Nord, Stati Uniti, Canada, e, in Cile, quindi sarà prossima l'apertura di una nuova filiale che ovviamente non sarà focalizzata sulle vacche da latte, bensì sulla salmonicoltura, perché anche per quanto riguarda l'aspetto dell'itiocoltura, l'antibiotico resistenza diventa un problema sempre più pressante, sempre maggiore. A prescindere da questo, come diceva adesso Gerta alla fine, questo che cosa ci fa capire? Non si voleva far vedere quanto e dove, ma quanto per far proprio il concetto che alla fine basicamente le problematiche sono le medesime. Tanto che sia a Fresno in California, piuttosto che sia ad Auger in Northern Ireland, le problematiche delle vacche da latte nel caso nostro sono le medesime, anche a fronte di condizioni climatiche profondamente diverse, condizioni di management diverse, genetiche e razionamenti profondamente diversi. Questo anche, come dire, ci conforta perché ci dimostra quanto i programmi di lavoro HV possono essere adattabili e quindi funzionali ed efficaci in contesti profondamente diversi. Ok. Yeah, I already talked about it. We have a complete team of veterinarians, microbiologists, biotech guys, chemistry guys, and we have good contact with universities also working on biofilm methods. But we know the solution already, so they were surprised that we knew the solution. So that's why we do trials now also on human pathogens, like MRSA, for example, like Pseudomonas in the lungs. So very interesting, of course. Yeah, certo. And we go out on the farms with specialists like veterinarians, but well-educated people to consult the farmers. Assolutamente. Una cosa molto interessante, come forse si faceva già accenno prima, grazie allo scambio, alla condivisione nel processo di ricerca con istituti di ricerca, università che indagano anche sul fronte della salute umana, quanti punti comuni vi si stiano trovando, ad esempio anche nelle principali patologie che riguardano l'apparato respiratorio, riguardano i polmoni, questi tanto negli umani come nelle vacche in questo caso, ed è grazie appunto, come si vedeva, al team HV che è formato fondamentalmente da veterinari e microbiologi. Ok. Yes. Quindi siamo partiti con il presentare e nel modo più sintetico possibile, ma anche spero funzionale, a discutere, a presentare un principio prettamente scientifico. E, ok, può essere, come dire, più o meno interessante, più o meno affascinante, ma poi siamo qui, ospiti di Ruminanza, a parlare fondamentalmente di vacche da latte, dal principio scientifico alla pratica sul campo della vacca da latte. Di che cosa stiamo parlando? Questa è un'infografica molto basica, molto elementare, che viene spesso e volentieri utilizzata anche nei momenti di presentazione con gli studenti, con gli allevatori, ma penso e spero che sia proprio grazie a questa semplicità, a questa basicità, che si possa intuire appunto dal principio scientifico alla pratica. Quindi l'esempio ovviamente fortemente esplicativo di un problema alla mammella che non è più risolvibile dal momento che ormai la maggior parte degli antibiotici sono diventati resistenti. Quindi HV introduce una soluzione alternativa e sostenibile basata sulla scienza del quorum sensing, tecnicamente un mangime complementare, di quello stiamo parlando, con una serie di sostanze, di biomolecole attive e naturali, in questo caso è una somministrazione orale che fisicamente, come Carir, avviene per mezzo di un bolo, e possiamo vedere come le sostanze attive rilasciate dal bolo nella circolazione sanguigna, una volta che hanno raggiunto il tessuto mammario dove già era presente la produzione, la formazione di un biofilm, ecco, vediamo che le biomolecole delle tecnologie HV vanno a interrompere questa comunicazione, questo biofilm che, come si vedeva prima e si discuteva prima, viene poi fondamentalmente espulso
dal dotto mammario, e questa azione permette ovviamente il ripristino di quello che è il normale ambiente del tessuto mammario, quindi ovviamente andiamo a ripristinare quello che è l'equilibrio, come dire, immunitario, del sistema immunitario da una parte ed energetico-metabolico dall'altra. Un dettaglio non trascurabile, il latte non è immediatamente consegnabile, non esistono tempi di sospensione, quindi non abbiamo latte di scarto. Ok. So, happy cows and happy farmers. Huh? Happy cows, great. That's what we want. Yeah. No infections anymore, no chronic infections. Yeah, yes. That's what we can do. Yes. Evitare quindi la formazione di infezioni croniche. Questo è il nostro principale obiettivo. Come abbiamo fatto cenno prima, HV, vacche da latte e non solo, HV non parla di prodotti, parla fondamentalmente di programmi di lavoro, e quindi un servizio basato su questi programmi di lavoro svolto in assistenza personalizzata su ogni singolo allevamento. Quindi le principali aree di lavoro dove questi programmi vengono svolti per mezzo di protocolli, monitoraggi, raccolte dati, anche per mezzo di supporto veterinario, oltre che dei nostri consulenti di campo, vertono ovviamente sulla salute della mammella, su quello che è il discorso dell'energia e del metabolismo, la salute uterina, come anche Gert ripeteva prima, anche tutte le problematiche legate a metriti, endometri e quant'altro, e quindi la stretta connessione nel periodo della transizione, e quindi i riflessi che essa dà sulla fertilità, l'area del piede e della pelle, parla sia di cute integra, sia di ferite anche già infette, e tutto quello che è il processo di allevamento dei vitelli a partire dal giorno della nascita. Ok, quindi vacche da latte non solo, le medesime applicazioni sono ovviamente in un modo più specifico con programmi e molecole diverse, traslabili anche su quelli che sono i piccoli ruminanti, quindi capre, pecore. Ok, yes. Ovviamente andiamo sui monogastrici, come già fatto cenno, in questo caso suini e suinetti, ma abbiamo visto e fatto cenno precedentemente che l'azienda è già un paio d'anni che si sta muovendo con successo anche nelle applicazioni dell'itiocoltura, tanto nel nord dell'Europa come abbiamo visto nel Sud America. Okay. Yeah, we're doing trials at the moment in a lot of countries on huge farms, swine farms in Germany, Netherlands, and Ireland. Also, mostly based on the quorum sensing principles. So deactivate pathogen bacteria, and you're there. You don't need antibiotics anymore, or very occasionally. So until now, the results seem to be very good. So less dead piglets, and also a better growth. Okay. So more money for the farmer. Ok, i risultati di questi anni, di questi ultimi 3-4 anni in cui si sono sviluppati e concentrati gli sforzi nell'approcciare anche l'allevamento dei suini, ad oggi attualmente i paesi maggiormente coinvolti sono la Francia, la Germania e l'Olanda, in parte l'Irlanda, e ovviamente con lo stesso obiettivo, come si è più volte ripetuto, di deattivare i patogeni, e in particolar modo sono molto confortanti i feedback che stanno arrivando nell'ambito dei suinetti. Ok. Ok, we're there. That's all. So we want to work together as bacteria do, yes. So with our team, with institutes, with universities, with veterinarians, with the farmers. So that's what we want to do. And I think we have great new solutions for old problems, and biofilm is the main problem. That's resistance means biofilm formation in the body. So that's and a lot of bacteria nowadays can produce biofilm, as I told you. E. coli can
Streptococcus can, Staphylococcus can do it, Pseudomonas in the lungs, Mycoplasma, also biofilm producer. So that's the main reason why bacteria have become resistant. But as I already told you, it's also resistance against immune cells. And that's, of course, worse than resistance against antibiotics. Okay. Okay. Sì, quindi in un binario parallelo, come abbiamo visto, l'azione che possono svolgere la maggior parte dei patogeni coalizzandosi tra di loro può essere basicamente la produzione di un biofilm, come abbiamo visto, ma come nel caso dell'Escherichia coli, anche la produzione di tossine, anziché la costituzione di un biofilm. In ogni modo, tanto l'uno come l'altra sono manifestazioni che impediscono, come abbiamo visto, sicuramente la regolare azione, svolgimento cinetico delle molecole antibiotiche, ma si tende a ribadire anche la resistenza che si crea alle stesse cellule immunitarie. Questo è un punto chiave e fondamentale. E quindi diciamo che abbiamo fatto nostro, abbiamo adottato come dire motto di lavoro tra di noi come squadra, il working together like bacteria, quindi lavorare insieme come fanno i batteri, perché poi quello che comunque come dire si è fatto tesoro del continuo studio delle dinamiche di comunicazione tra i batteri, sicuramente, ecco, indipendentemente dal fatto che possano essere patogeni o meno e a noi interessi, qualora tali, andare ad interrompere questa comunicazione, tanto sicuramente ci possono insegnare dal punto di vista della capacità di riconoscersi, di coalizzarsi e effettivamente di fare squadra. Quindi sicuramente anche dal punto di vista lavorativo può essere un ottimo incipit. Thanks a lot, Gerd. Thanks also to listening to me. So I think we go to the question round now, or? Yes. Alessandro chiedeva a Gert se sì. Ecco, siamo sì. Qua apposta per a rispondere a domanda o qualunque altra perplessità, okay. Informazione e quant'altro. Quindi possiamo attivare, diciamo, la discussione. Allora abbiamo subito un chiarimento, ne abbiamo parlato, è il collega Massimo Palladino, no? Che aveva una precisazione, si scusa di essere entrato in ritardo. Voleva capire meglio qual è la natura chimica di questi biofilm. Tu l'hai detto all'inizio, ma forse è bene che lo ripetiamo ancora. Che cos'è, certo, un biofilm in termini proprio chimici? Certo, assolutamente. Possiamo riprendere, giusto, in modo molto sintetico, ripercorriamo una rapidissima overview su quella che è la costituzione di un biofilm batterico, da non confondere, questa è come dire è una sottolineatura che vado a fare io con quello che può essere un biofilm lipidico. Esistono diversi film di biofilm. Noi stiamo parlando specificatamente di un biofilm batterico, è una comunità di cellule batteriche che hanno la capacità di aderire ad una superficie. I biofilm batterici si creano in qualunque ambiente acqueo, come avevamo visto in quel video all'inizio, quindi fiumi, oceani, le tubature del bagno, o piuttosto che, se fatto l'esempio della superficie dentale, quella che noi chiamiamo placca, è un chiaro esempio di biofilm batterico. Ecco, la formazione del biofilm coinvolge una serie di fattori che iniziano nel momento in cui i batteri riescono a stanziarsi sulla superficie, come si vede in questa immagine qua, e iniziano a moltiplicarsi. Quindi, allo stesso modo, la formazione di un biofilm comporta la presenza di tanti batteri diversi tra di loro, come abbiamo visto, eterogenei, i quali incominciano a lavorare insieme. Ma il punto fondamentale per il signor Palladino, ma anche ce lo ripetiamo a noi, è capire, riuscire, cioè come fanno a comprendere, a capire i batteri se nelle vicinanze vi sono sufficienti altre cellule e come riescono a coordinarsi nel processo di formazione del biofilm. Tu hai citato, Alessandro, in apertura, hai citato quel film sul topolino, no? Io invece, quando parlo normalmente di questo processo di ricognizione, quando sono ancora dei singoli individui
i patogeni presenti, mi viene in mente la particella di sodio di quel famoso spot pubblicitario dell'acqua minerale, no? Quando c'era la particella di sodio che al buio da sola diceva c'è nessuno? Ecco, questo è un meccanismo sufficientemente simile, perché di fatto i batteri, indipendentemente che noi parliamo di gram negativi, gram positivi, questo è un denominatore comune per tutti i batteri, sono dotati di un sistema di segnale molecolare che viene appunto impiegato durante questo processo che viene definito quorum sensing, ovvero il numero di segnali che ogni batterio riceve dipende da quante altre cellule sono percepite, quindi una sorta di ancora di segnale radio, di trasmissione radio si potrebbe dire. Ecco, se concretamente poi un numero sufficiente di cellule viene sentito, viene percepito, allora la frequenza del segnale può raggiungere una soglia che innesca questo mutamento genetico da parte di ogni singolo batterio. Quindi questo ci permette loro di riorganizzare il meccanismo cellulare con questo scopo qua di coalizzarsi e formare quel famoso scudo, quella famosa produzione che è il biofilm, ed è, vedendo il filmato in apertura, era molto esplicativo, era molto chiaro, in questo momento che le cellule producono quelle fibre sottili extracellulari, che sono i pili, e che non vengono utilizzati solo per attaccarsi al substrato o tra di essi, li utilizzano anche proprio per aggiustarsi, per mettersi comodi, come immaginarsi di essere su un tram o su un treno in un orario di punta, dove si è tutti attaccati gli uni agli altri. Ecco, i pili permettono ad ogni singolo batterio di incastrarsi e di trovare la loro posizione ideale, e ricordiamo che è il momento della mobilità frenetica, ed è qua, a questo punto, una volta creato l'habitat e le condizioni, che avviene proprio la produzione di questa matrice viscida, che poi di fatto è muco, basicamente, ed è una produzione extracellulare, è composta da tanta roba, è composta da proteine, polisaccaridi, acidi nucleici, ed è questo substrato che permette loro di organizzarsi come una vera e propria cittadella. No, avevamo visto con le colonie, i canali, una piccola Venezia inizialmente, quindi una dimora perfetta per una comunità a quel momento ancora attiva. Ed è grazie a questa matrice che permette in un primo step, in una prima fase, di anche moltiplicarsi, riprodursi. Questo è possibile finché ci sono nutrienti, finché c'è ossigeno. Una volta che l'ossigeno nel biofilm va ad esaurirsi, il biofilm potrebbe incominciare a degradarsi. Quindi come in una corteccia, no? Gli strati superiori potrebbero iniziare a staccarsi per primi dal biofilm ed essere portati via dalle correnti ematiche, dai fluidi, e a propria volta queste, che non sono più le stesse di quando questo processo era iniziato, hanno proprio cambiato identità, possono produrre dei flagelli, quindi essere degli abili nuotatori che permette loro di dirigersi verso altri luoghi, vuol dire anche altri organi, quindi i polmoni piuttosto che l'epitelio intestinale, per fare un esempio, e dare vita per proprio conto ad un nuovo biofilm. Ecco, non so se siamo riusciti. No, c'è stato chiarissimo. C'è una domanda io, poi c'è un'altra, sì, di Giovanni De Luca. Sì. Allora, la domanda che volevo fare è la sua esperienza, no? Noi ci siamo trovati, diciamo, in questi anni di, forse, l'immaginario di questi batteri vagabondi, no? Questa forma planctonica dei batteri, per cui nell'immaginario collettivo c'è, cioè, questo alveolo mammario, o questi batteri disaggregati che nuotano, diciamo, nel latte presente nell'alveolo mammario, oppure anche nell'utero, dopo il parto. Questo è anche un po' un altro aspetto, un'altra domanda che volevo fare, e con questi antibiotici sostanzialmente che li avrebbero, li attaccano, quindi una sorta di lotta tra due entità. Però non sempre questa lotta va a buon fine, no? Perché quindi c'è una non guarigione, o peggio ancora, una cronicizzazione, che, diciamo, è forse anche peggio
come situazione. Dall'esperienza di Gert, quindi lo chiedo soprattutto al veterinario Pugliarra, no? Ma nel fallimento che si ha a volte delle terapie antibiotiche, quanto questo fallimento è dovuto alla presenza di biofilme forti, importanti, e quanto magari di non aver scelto correttamente l'antibiotico per quel patogeno? Cioè, quindi, di fronte al fallimento terapeutico, quanto è dovuto al biofilm e quanto è dovuto a un'errata scelta dell'antimicrobio che si sta utilizzando? Questa la chiedo a Gert per la sua esperienza, se per cortesia la puoi tradurre. Certo, corretto, assolutamente. Guarda, mi avvalgo del supporto di Giulia, se fosse così cortese e disponibile, data l'articolità della domanda, se potesse tradurre contestualmente a Gertian, di modo che poi altrettanto con precisione si possa riportare la sua risposta, perché trovo la tua domanda molto importante e strategica, Alessandro, per provare a fare luce su quella che è l'esperienza e quindi quello che è il fenomeno. Giulia è la nostra voce ufficialmente, e permetto, anche colgo l'occasione di introdurla in quanto parte del team Italia, è la voce in quanto responsabile marketing e comunicazione di HV Italia. E Giulia? Buonasera Alessandro, chiedo gentilmente, posso riascoltare la domanda per tradurla nel modo migliore al nostro ospite Gertian? Certo, certo Giulia. La domanda è questa, è una domanda diciamo legata all'esperienza che Gert ha maturato come veterinario di campo, come buiatra. Quanto dei fallimenti terapeutici, quindi mastiti che non guariscono e peggio ancora cronicizzano, secondo la sua esperienza è dovuta a una cattiva scelta dell'antibiotico, quindi non l'antibiotico giusto nei confronti di quel patogeno, e quanto è dovuta invece alla presenza di biofilm importanti, quindi di biofilm in refrattari proprio alla presenza dell'antibiotico. Perché questo è un po' cercare di capire. Perché poi le farò un'altra e poi ce ne saranno ancora che stanno arrivando un po'. Bene, comincio con questa. So, Gertian, can you hear me? Yes? Yes. Okay, so Alessandro was curious about, in your experience, how many cases of mastitis went wrong due to the wrong antibiotic choices, and how many due to a too critic situation of the biofilm. So what are the two? Yeah, the main thing you have to take care of is the inflammation reaction. When the biofilm falls apart, all the bacteria go out. And if the infection is treated too late, you can have a severe reaction of your immune system when the biofilm falls apart. But then you are too late with treating those cows, of course. But we see this a lot of times. So you have to take care of the inflammation reaction. So use good anti-inflammatory drugs. Very, very important. That's, yeah. Ok, dunque in questo caso Gert stava giustamente sottolineando il fatto che dipende molto dalla risposta in realtà che si percepisce una volta che viene somministrato l'antibiotico. È variabile come situazione. Ok. Yeah, what I always tell farmers, react on the first somatic cell count elevation. Don't wait, because it's already a sign there's an infection inside. It's not a new first somatic cell count. It's not a new infection. It's an activation of an infection that was already in the udder. So react on it. Don't wait anymore. Clean up the udder from the inside. Get the infection out. That's what we do. So if you react earlier or not too late, you it's easy to treat those cows. Sottolineava appunto il fatto che già la conta delle cellule somatiche all'interno del latte è indicativa del fatto che potrebbe esserci appunto già un problema, quindi di creazione di biofilm, quindi il prima è meglio è, e perciò appunto bisogna intervenire il prima possibile sulla base anche della conta e del monitoraggio del latte della cellula somatica. Yeah. Ok, thank you. Abbiamo una domanda di
Giovanni De Luca, che saluto. Buonasera Giovanni. Leggo testualmente per Gert. In base all'esperienza di HB, l'approccio quorum sensing nella pratica si è dimostrato più efficace nei monogastrici o nei ruminanti? What was the experience related specifically to ruminants or otherwise to swine or monogastric other way? And what is the level of success most important is related basically to ruminants or swine? What is the percentage of success of the application of the quorum sensing to monogastric or ruminants? Are there different differentiation? No, we don't see a lot of difference. If you want to treat a cow with a subclinical infection, we can do it. If you want to treat a sow, so a swine with mastitis or subclinical mastitis, it's the same result. Our molecules, the pharmacokinetic characteristics of our molecules are really good. They easily pass the rumen wall, easy pass the intestine wall, go into the bloodstream and are very, very good in going to the organs we want to hit. So, and it goes really deep into the biofilm. It has to do with the pharmacokinetical characteristics of the molecules you're using. So, yeah, and we work together with Professor Fink Gemmels. She is a good pharmacologist. She has dealt with a lot of development of antibiotics, and when she looks at our molecules, she sees directly the pharmacokinetic characteristics are very, very good. Ok, quindi sì, di fatto la risposta di Gertian è molto legata a quanto già discusso e presentato precedentemente, ovvero non ci sono differenze sostanziali in termini di successo tra ruminanti e monogastrici, in quanto eccezione fatta ovviamente per il rumine, tutto quello che possono essere delle superfici oggetto di attaccamento da parte dei patogeni, epitelio intestinale piuttosto che la superficie dei polmoni o altri organi, sono assolutamente un denominatore comune, come dicevamo in apertura, tant'è vero appunto che il crossing anche con la ricerca di medicina umana su alcuni punti è fortemente sovrapponibile. Quindi il meccanismo che si parli di una scrofa piuttosto che di una vacca da latte con una mastite subclinica resta sempre come modalità di azione andare ad interrompere la comunicazione tra i batteri patogeni. Ok, abbiamo una domanda di Claudio Ceccato. Il bolo proposto, che ruolo ha sul biofilm? Credo che puoi rispondere anche tu, Edoardo, a questo direttamente. Sì, certo. Ringrazio il signore della domanda perché ci permette anche, di allargare un attimo la panoramica e la prospettiva su quelli che sono i programmi di lavoro HV, perché se, abbiamo capito, stiamo provando a capire che parlando di un ipotetico bersaglio, il quorum sensing, quindi la distruzione o impedire la formazione di un biofilm, rappresenta il macro bersaglio, e questo non è, non si può agire soltanto su questo livello, perché il rischio di ottenere un effetto paradosso è molto alto, perché al momento in cui io vado a risvegliare i soldatini che avevo in trincea, che si erano riparati sotto questo scudo, ma che conosciamo essere patogeni con un'azione molto impattante, nel momento in cui fisicamente vado a rompere questa trincea che è il biofilm e rimettere progressivamente in circolo questi patogeni, io potrei scatenare potenzialmente una risposta immunitaria eccessiva, tecnicamente detta, ed è quella risposta eccessiva del sistema immunitario che, ad esempio, parlando di mammella, è la responsabile della formazione di tessuto cicatriziale. Quindi cosa sto provando a dire? Che non è sufficiente soltanto rompere questo biofilm,
perché potenzialmente potrebbe in alcune circostanze, in alcune situazioni, essere più il danno che il vantaggio. Quindi che cosa se ne deduce? Che è fondamentale, è assolutamente strategico ed importante allo stesso momento agire anche in quella che è la modulazione della risposta del sistema immunitario, e quindi capiamo che questo è un'altra azione, un altro livello assolutamente fondamentale, e forse con un po' di immaginazione da uomini di campo appassionati di vacche, come diceva Alessandro in principio, e che cosa ci può portare a far intuire, e in questo tanto anche risiede la visione di HV, ovvero che in uno scenario di guerra, utilizzando sempre la metafora dei soldatini, ecco, probabilmente stiamo parlando di una situazione a livello metabolico di un animale che potenzialmente, se non è già in deficit energetico, è sulla strada per andare. Quindi è altrettanto importante e fondamentale agire su un terzo livello, che è il livello appunto di ripristino o quantomeno di mantenimento del metabolismo energetico. Quindi i programmi di lavoro di HV, riassumendo, si svolgono fondamentalmente su tre livelli, dove quorum sensing è il principale obiettivo, il principale bersaglio, ma non è necessario. Quorum sensing è non solo. È fondamentale contemporaneamente agire anche su questi altri due livelli, metabolismo energetico e soprattutto risposta, o quantomeno modulazione della risposta del sistema immunitario, perché stiamo parlando di uno status infiammatorio. Questo, per poi arrivare più concretamente a rispondere alla domanda del signore, il bolo nello specifico spesso e volentieri è il driver, è il mezzo che va ad agire sul livello del quorum sensing. Però, come dicevo all'inizio, normalmente non si parla di prodotti specificatamente, si parla invece di sinergie, di complementarietà, di interpreti diversi che si muovono su questi tre livelli di cui abbiamo appena parlato, in momenti diversi, per patologie diverse o comunque per stadi e cicli di allevamento diversi. Spero di essere stato in grado di rispondere. Il microfono, Alessandro. Chiedo scusa. C'è una domanda di Paolo Fantinati. Sono incuriosito su come le sostanze presenti nel mangime complementare siano in grado di agire solo sul biofilm della mammella negativo, certo, e non su altri biofilm positivi, magari quello del rumine. Grazie. Certo, assolutamente domanda lecita e anche un'ottima domanda, perché denota sicuramente una competenza alta. E questo, come dire, è il vero valore della ricerca che ha sviluppato HV nel corso degli anni, ovvero trovare i driver giusti e strategici per le chiavi di accesso per andare ad aprire soltanto le serrature dei patogeni, mentre invece non andare a inficiare quello che è l'apporto dei biofilm dei non patogeni, anzi li si va ad esaltare grazie anche a quell'apporto supporto, sia in termini di energia e metabolismo, sia in termini di risposta del sistema immunitario. Quindi viene esaltato, diciamo, la componente, chiamiamola positiva, dei biofilm buoni, ok, rispetto invece a quella dei patogeni negativi. Ok. Seguiamo l'ordine di arrivo. Abbiamo una domanda sulla chat di Stefano Zauba, che saluto. Mentre con il trattamento antibiotico si può risolvere o meno il problema, attraverso l'utilizzo del vostro approccio e del vostro mangime complementare, il problema viene risolto al 100%? Basta un bolo? Grazie. Oh, oddio, sarebbe utopistico, quantomeno da criminali, dire okay. che sarebbe da imbonitori, da venditori di miracoli. Non... No, lavoriamo con gli animali, lavoriamo con le variabili, quindi non... No, okay. Non abbiamo nessun coniglio bianco da tirare fuori dal cilindro. D'accordo. Abbiamo seguito la chat ancora. Certo. Matteo Piumbello. Buonasera, vorrei chiedere se l'utilizzo di batteri antagonisti possono incidere il biofilm o in presenza di una colonia forte mutano anche loro. Grazie, Matteo.
Questa è una bella domanda, complimenti al signor Matteo, una bella domanda. Giulia, mi vuoi aiutare a tradurla a Gert? Perché penso che sia interessante avere una sua opinione in merito. Certamente. So Gert, there's another question for you. So Matteo from Italy asked if antagonist bacteria could affect biofilm or just... And if there's a strong colony, if they tend to change, that's the question basically. So, tell me if you need me to clarify. Yeah, please. I don't understand quite right. Yes, he asked if to fight the biofilm, we can use also good bacteria, you know, antagonist bacteria. And or in the presence of a strong colony, if they tend to change themselves, these good bacteria, these antagonist bacteria, are they able to maintain their identity, or otherwise they change? You can fight biofilm also with specific bacteria. Of course, but it's not possible to go into the rumen and then pass the bloodstream with bacteria and go into the other organ, to the lungs. You need specific molecules to do that, to disturb the communication of the biofilm producing bacteria in your lungs or for example. You can't do this with probiotics with bacteria. You can do this outside the animal, of course. If you want to get rid of a biofilm on a surface, so for example in the beddings of a cow, you can use specific bacteria to deal with the biofilm that has been formed by pathogen bacteria, of course, that can also be living outside the cow instead of inside the cow. So I think that's the answer to your question, or yes, I think. Prego Giulia, se vuoi hai libero spazio interpretativo. Sì, ti chiederei un po' di questa volta di aiuto, di supporto, solo certo. Perché si tratta di appunto di terminologia. Assolutamente. Appunto. Certo, comunque sì. Lasciamo volentieri questa volta perché si tratta di termini non c'è assolutamente, molto specifici. Non c'è assolutamente problema. Comunque, di fatto, in sintesi, grazie a quello che può essere il contributo di determinate biomolecole, in particolar modo quelle che svolgono un'azione prevalentemente probiotica, ecco, allora queste sono quelle che vanno, come dire, a tutelare nella maggior parte dei casi questo cambiamento di identità, se così si può dire, questa variazione genetica che normalmente invece poi seguono i patogeni. Si prova a farlo. Poi, come Gert diceva, ci sono contesti in termini di organi o in termini di stato di infiammazione in cui si riesce e altri in cui invece si riesce meno. Questo in sintesi, però ecco, questo si riaggancia molto anche alla domanda precedente, ovvero del preservare l'antagonismo, ovvero, pardon, preservare i biofilm dei non patogeni e in questo modo qua andare a valorizzare anche quello che sono gli antagonisti, che comunque hanno un apporto positivo e una valenza positiva. Speriamo di essere stati chiari. Sì. Allora, c'è una domanda che prendiamo da Facebook, di Tony e Lamalfa, che salutiamo. Il sistema agisce in fase preventiva o solo in prossimità della fase acuta? Ottima domanda anche questa. I programmi di lavoro HV si muovono su un binario assolutamente parallelo, tanto nella prevenzione quanto nella cura. Questo a 360 gradi su tutte le età, gli stadi di vita e le fasi dell'allevamento, quindi dal giorno zero della vitella fino alla messa in asciutta, fino al periparto e fino al picco di lattazione e così via progressivamente, immaginando una timeline tanto per il vitello quanto per la vacca. Quindi c'è la possibilità di lavorare sia sulla prevenzione che ovviamente di necessità anche in cura.
Guarda, abbiamo un'ultima domanda, sì. Molto interessante perché l'avrei voluta fare anch'io, quindi di sì. Maurizio Schianchi. Ti ringrazio sì. Perché mi hai anticipato, quindi ne facciamo due in una. Una volta rotto il biofilm, l'antibiotico sì. Può risultare più efficace nel caso si decida di fare una terapia? Assolutamente sì, certo. Questo, sì, perché è importante questo? Perché è la domanda che avrei anch'io fatto, nel senso di dire... Va bene il ricorso, diciamo, sai, l'abbandono totale dell'uso degli antibiotici? No, assolutamente. Non credo che sia auspicabile e neanche voi lo consigliate. Però io credo che in alcune situazioni, quindi c'è l'intervento, diciamo, della diagnosi veterinaria sì. Della situazione, ci può essere un'azione sinergica tra i due, perché a volte... Fallisce l'antibiotico perché proprio bravo, cioè, riprendendo concetti già discussi nel corso di questa nostra conversazione, abbiamo visto che il biofilm diventa uno scudo impermeabile, impenetrabile, oltre che dalle cellule immunitarie, anche dalle molecole antimicrobiche. È vero che andando a sviluppare questo lavoro di rottura o di prevenzione della formazione di biofilm, noi allo stesso tempo andiamo ad esaltare quella che è il virtuosismo, quella che è la cinetica dell'antibiotico. Ergo, andiamo a rendere realmente più efficace l'antibiotico quando è necessario utilizzarlo. Quindi uno non esclude l'altro, ovviamente in un modo mirato e contestualizzato. Allora, c'è una domanda, diciamo, di Nicola Lardiello. In caso di, siamo su Facebook, in caso di cellule somatiche alte, un campione di latte di massa, ovini e caprini, con un isolamento di stafilococco coagulasi negativi su un campione, quindi sugli ovini e dei caprini, quale sì. Strategia consigliate? Sicuramente, quindi siamo su cellule sì. Alte, ovini e caprini, presenza di isolamento di coagulasi negativi. Certo, assolutamente chiaro come quadro e la prima discriminante in termini di approccio è capire quanta incidenza sia all'interno della massa, della mandria, ovvero se è già stato individuato un numero congruo di animali che concorrono e contribuiscono a, e quindi si andrà ad approcciare individualmente questi soggetti, questi animali che contribuiscono a questo riflesso sulla massa, o diversamente qualora fosse, diciamo, relativizzato anche ad un periodo temporale specifico, temporaneo, allora l'approccio sarà un approccio massale e quindi vi sarà un'azione sul gruppo di animali, sulla mandria intera, quindi con veicoli e con applicazioni diverse. E fatta questa premessa, sicuramente, e forse la banalità delle 19:30 di sera, sicuramente dopo un periodo di cura e trattamento di attacco, sicuramente lavorare tanto sulla prevenzione, che vuol dire incominciare a lavorare con la messa in asciutta o contestualmente la messa in asciutta, iniziare quel processo di purificazione della mammella che abbiamo visto con l'infografica, abbiamo discusso, eccetera, eccetera, ma quando io vado ad innescare questo processo di rottura del biofilm e concedo il tempo necessario al parenchima mammario di purificarsi, di pulirsi, ed è un tempo variabile che può essere compreso tra i 40 e i 60 giorni idealmente, prima della messa in asciutta dell'animale, ecco, vado sicuramente a costruire, a porre delle condizioni sanitarie di assoluto favore per quella che sarà poi quello che sarà poi l'inizio della lattazione. Okay. Ci sarebbero tante altre domande, ma direi chiudiamo con una domanda di Stefano Pozzetti, perché hai parlato, quindi penso che si riferisca a te, di mangime complementare. Tutti i prodotti ASD sono così sì. Classificati? Se sì, i principi attivi a che categoria appartengono? Filoestratti, additivi, eccetera? Domanda assolutamente corretta. Allora, a livello di comunità europea, tutte le applicazioni AHV sono registrate indipendentemente dalla forma di somministrazione come categoria mangimi complementari. E sono blend diversi che prevedono anche
l'impiego di fitoderivati piuttosto che di lievitoderivati, genericamente detti biomolecole, e in un modo più specifico, come si diceva prima, l'assemblaggio, il blend di queste biomolecole è, come dire, molto, molto specifico, molto settoriale, in base appunto a quale è l'obiettivo da raggiungere, insomma. Quindi okay. non è una generica miscela, un generico blend, ecco. Okay. Io direi, è passato un'ora e mezza, ce ne sarebbe da star qui ancora molto, perché il tema è notevole. Poi abbiamo parlato della mammella, ma ci sarebbe l'utero, ci sarebbe tutto. Assolutamente sì. Comunque, questo webinar appunto è stato registrato, verrà, come abbiamo detto prima, montato sul canale YouTube di Luminasia per edizioni successive, e comunque è stato presente anche su Facebook. Chiudiamo i nostri ospiti, quindi sia Edoardo Locatelli che Gert credo siano a vostra completa disposizione per approfondimenti. Per cui io vi ringrazio tutti, a questo punto vi auguro anche una buona cena e alla prossima occasione. Grazie. Grazie molte, grazie. Thank you, Gert. Grazie mille. Thank you, Gert. Buonasera. Buonasera, a presto, arrivederci. Arrivederci.